Oh, fantastico! Siamo finalmente saliti all'ultimo livello, il supereroe. Cittadini di Seattle, ho avuto conferma che il bioterrorista Delsin Rowe è tornato totalmente in azione. In passato i suoi atroci attentati hanno portato alla morte di centinaia di nostri concittadini. Certo! Guardie del CUP. Non puoi chiamarla spirale di terrore, se intanto salvo innocenti e risparmio il tuo branco di assassini! Beh, oddio, risparmio. Solo perché non li ammazziamo con un colpo finale non è che vuol dire che siamo dei santi, eh. Comunque li meniamo forte. Brava gente di Seattle, vi imploro. Dobbiamo arrestare la furia omicida e sanguinaria di Seattle. Certo. Quel mostro ha già ucciso centinaia di noi. Forse il vostro vicino, forse un membro della vostra famiglia. Sì, sì. Grato, fiere dei miei uomini. Stato io, Soldati del mio che hanno offerto la loro vita per salvare la vostra. Eh certo, come no. Fate in modo che il loro sacrificio non sia stato vano. Delsin Rowe deve essere consegnato alla giustizia. Hai capito l'opposto, Augustin. Ci hanno visto entrambi in azione. Esatto. Se vogliono giustizia, non sarà la mia testa a finire su un piatto. Coraggio, Delsin. Disattiva la fonte di energia. Fammelo fare però, Delsin. Meglio prenderla viva e mostrare al mondo ciò che ha fatto, o ucciderla per vendicare Reggie. Secondo te cosa farebbe Reggie? Ovviamente, la scelta giusta. Augustin, è ora di rivelare al mondo chi sei veramente. Catapum! E guarda un po'... Oh no, dobbiamo usare il potere del fumo. Vabbè. Anche se il resto è ancora in funzione. E niente! Scalo le torri! Picchio i soldati. Che poi anche lì io continuo a ripeterlo. Io capisco il controllo effettivo di un potere, di un determinato potere, ma spuntano come poter far uscire cemento dal corpo delle persone non è secondo me parte del suo potere. Secondo me è il fatto che erano a contatto con col pavimento, con l'asfalto, quindi col cemento, e quindi di conseguenza lei l'ha trasferito poi all'interno del corpo. Spostiamoci qui. Spuntano come funghi. Allora, iniziamo già a muoverci. Evitiamo il contatto inutile coi soldati. Dobbiamo salire fino in cima. Il vero problema è che dobbiamo caricare per bene le cariche. Vieni qui. Ecco fatto. Per fortuna abbiamo una delle abilità migliori del gioco per aumentare subito le cariche. Ecco fatto. E soprattutto liberarci facilmente di certi nemici. Dov'è? Ecco fatto. Ce ne liberiamo subito. Non stiamo neanche troppo a combattere, perché tanto, voglio dire, ehi, levati. Che siano stati sconfitti in combattimento, così al gioco frega relativamente poco. E questo si è pure arreso. Tu purtroppo non hai avuto la stessa brillante idea. Ecco fatto. Ok, abbiamo il fumo, dobbiamo usarlo. Purtroppo, aggiungo. Ecco fatto e via. Non mi sembra ci sia nessuno. Mancava l'imprevisto. Uno qui. Dov'è l'imprevisto? Scusami. Ehi zio, ho visto una scia di cadaveri a paio. Ti ho pensato e ti ho seguiti di qua. Cadaveri poi. Grazie Fetch che mi stai aiutando. Che poi, ripeto, cadaveri li ho solamente fermati, eh. Bravissima ragazza.
Allora, noi dov'è che dobbiamo andare? Da questo lato? Contentissimo. Sì, col cavolo che hai risolto. Quindi sei pronto a combattere? Scherzi, le due persone che più amo al mondo coinvolte in una rissa. Oh, non perderai mai. Patatina. Mi aiuti? Ecco, altri giocattoli da comune. Oh, calmo. No, Delsin! Maledizione! Siamo andati nella direzione sbagliata. Come dicevo, il... No, sono un cretino. L'ho visto troppo tardi che era... Ah, maledizione. Patch, mi serve una mano. Dobbiamo andare da quella parte. Eccoci qua. Ce la faccio. Ce la fai. Che poi, lo ripeto, Cole era addestrato comunque a fare certe cose. Comunque. Basta con questi. Voglio i pezzi. Era un parkourer. Delsin è solo. È solo un ragazzo. Oi, non riesco ad attaccare. Ok, questo è grosso. Ecco fatto e via. Aspetta, devo ricaricarmi di nuovo visto che è andato tutto a fanculo. Morto? Oh, che bello. Questa fa il caso. C'è ancora del fumo in giro? No. Noi dobbiamo andare di là. Ecco fatto. Che poi devo delle mezze scuse a voi ragazzi, perché come ho detto, purtroppo non ho avuto moltissimo tempo per fare le registrazioni di questi episodi per via del lavoro. Però come vedete, appena posso cerco sempre di registrarli. Ah, giusto. Vieni qua. Dai che mi mancano solo due. Vieni, fermo. Bravo. Ecco fatto. Ok. Meno male, perché era anche un peccato. Mi hai salvato la vita. Dove sei? Ah, eccolo lì. Oh, aspetta, fumo. Ecco fatto, grazie. Oh no, un elicottero. Mi farebbe comodo una mano, sai? Chiedi e sarai accontentato. Grazie, Eugino. Eugene, non sì che sai stravolgere le sorti di uno scontro. Dov'è? È bello avere amici nelle altre sfere. Addio. Ma l'elicottero è ancora in piedi, non vorrei dirvelo. Io intanto... No! Non si era arrampicato. Bravo. Io intanto non è che vi lascio indietro, vado solamente più in alto. Ecco qua l'elicottero. Dov'è? Ah, fanculo. Che cosa? Fetch, che cosa devo guardare? Ah, il tizio! Morto? Un'altra piattaforma di lancio. Che poi genio anche lui, si mette esattamente nella zona in cui ci sono tutte le munizioni per farsi letteralmente esplodere. Un genio. Momento di usare un altro potere.
Lo so. L'intero tetto sembra corazzato. Proviamo con raggio verticale. Ce la fai a sfondarlo? Sì, ma tu e il tuo amico Angelino dovete tenere a bada. Angelino. Non temere, ti proteggerò io. Ecco fatto. Sì, come procede, amico Angelino. Lo so. Fare di fretta porta solo male consiglio. Sono quasi. Ecco fatto. Ma Eugene, l'elicottero. Oh, e che cacchio. Non esitare, invadi il dominio di Augustino. Io e la donzella ci batteremo per te. Io e la donzella. Eccoci qua. Spider-Man, Spider-Man. Ti ho osservato a lungo, Delsin Rowe. Ti ho studiato mentre accumulavi poteri su poteri. Sono colpita. Buon per te. Sì. Anch'io so bene quello che hai fatto. Hai usato anche per causare l'incidente. Hai dipinto Eugene e Fetch come dei mostri solo per passare da salvatrice. Qualcuno già deve proteggere i conduit. Proteggere? Da quando il controllo dei conduit è passato dai militari al DUP 7 anni fa, nessuno della nostra razza è stato ucciso. Ah, certo che no. Perché li hai catturati e chiusi al fresco. Sì, a Cardon Cay. Li ho protetti da dai te. Criminali che vogliono sterminarli. È per il loro bene, lo riconoscano o meno. Quindi hai deciso tu per loro, vero? Alcune scelte sono troppo importanti. Ho visto come ti guarda la gente per strada. Sai quanto sia raro questo? Che i senza poteri sostengano un conduit. I senza poteri. Sfruttare questa popolarità e questa fiducia per convincerli che l'unica soluzione alla minaccia bioterrorista è il mio DUP. Sapevi che oltre la metà dei conduit morti in quei massacri di 7 anni fa furono uccisi dai militari? Se riprendessero il controllo, cosa ti fa pensare che le cose non tornerebbero come allora? In sostanza, quello che ha fatto Cole non è servito a nulla, perché la gente non ha capito niente. Chi sei. E anche il tuo inganno. E allora vedremo chi è il vero salvatore. La gente non ha capito nulla del sacrificio di Cole. Non posso permettermi. E io non ti permetterò di fermarmi. Aspetta che arrivo. Ecco fatto. Ho bisogno di potere video. Presa. Addio Augustin. A sto giro è molto più semplice questo combattimento per noi. Abbiamo il potere giusto dalla nostra parte. Fin da subito. Scusatemi. Non volevo distruggere il momento. Vuoi il mio potere? Prenditelo. D'accordo. Sette anni fa, il mio plotone stava proteggendo i civili da una nuova minaccia. I conduit. Gente in grado di attingere a poteri sconosciuti. Il potere di uccidere. Beh, non è proprio vero. Chi lo usa per il male. Chiusa parentesi. E il potere di tramutare alcuni di noi in conduit. Trovai un'altra sopravvissuta. Mi seguì mentre cercavo di tornare al sicuro nel mio plotone. Ci ritrovammo in una città senza legge che ci voleva morti. Morti. Per ciò che eravamo diventate. Chissà che potere aveva la bambina. Ogni giorno
Qualcuno si univa alla caccia all'untore. Li disgustava sapere che i Conduit erano tra loro. Non ferivamo nessuno, ma ci vedevano soltanto come dei mostri. La gente, ciò che non capisce, ha paura. Quando infine si instaurò il regime militare, ci considerarono una minaccia. Ero una Conduit o una militare. Ma non potevo essere entrambe. Così creai un'altra realtà. Quello era l'unico modo. Catturando la mia prima Conduit viva, mi guadagnai la fiducia del governo. Ma fu solo la prima mossa. Finanziarono la creazione del DUP pensando fossimo solo mostri alla caccia di altri mostri. Ma non era così. Li stavo proteggendo. Decisi che avrei salvato quanti più Conduit mi fosse possibile. Se la mia razza doveva sopravvivere, lo avrebbe fatto dietro le mura di Cardon Key. Per carità, l'idea è giusta. È l'esecuzione che è sbagliata di Augustin. Ammettiamolo. Per 7 anni li ho protetti io. Nessuno manderà tutto all'aria. Il governo... Né tu. Nell'esercito. Né tu. Per 7 anni li hai solo tenuti chiusi a chiave. Hai rubato la loro libertà. Allora dimmi, tu che faresti? Spalancheresti per tutti i cancelli di Cardon Key? Li libereresti? Ci puoi scommettere il culo! Il mondo non è cambiato negli ultimi 7 anni. E ha ragione. Dentro, i Conduit sono al sicuro. Sono vivi! Fuori morirebbero in una settimana. Allora dimmi, chi è il salvatore e chi è il mostro? È quello che volevi! Hai vinto! Abbiamo entrambi lo stesso potere. L'unica differenza è... Io ho 7 anni di esperienza. 7 anni. Ed è questa la cosa assurda. Perché 7 anni di esperienza, 5 minuti di combattimento, vinciamo noi, perché... Diciamolo, non c'è neanche dire spoiler. Con 4 frammenti, posso già fare qualcosa? Riduce i danni subiti mentre usi il cemento, che... Diciamocelo, ora che non abbiamo nulla... E potenziamento granito. Riduce 20% mentre usi il cemento. Che al momento 40% in meno di danni. Meglio che nulla, fidatevi. Non possiamo fare nulla. E ovviamente mi serve aiuto. Non possiamo assorbire nulla. Mi serve un nucleo esplosivo. Ok, Darcy. Vedo cosa riesco a trovare. Olè. Hai visto che bravo? Hai visto come 7 anni di esperienza non ti sono serviti a un cazzo, Augustin? Delci! Arrivo. Cerca di trovarne altri. Boia. E adesso il primo potenziamento, come per Eugene, è stato inutile. Abbiamo solamente quello di corsa. Diciamocelo, niente di eccezionale, però. Forza bella! Olè! Oh no, il serpentone! Che poi questa abilità non è neanche oggettivamente buona come abilità di movimento. Perché dura poco e alla fine serve solamente per colpire gli oggetti o comunque i nemici che sono sul tuo cammino. Però lo ricevi così a fine gioco, sì, per usarlo, per carità. Però ti serve relativamente poco. Ho capito! Fammelo usare! Maledizione, Delsin, schiva! Colpa mia, però, lo ammetto. Mi sono andato io a infilare là sotto.
Che poi quell'attacco qui, questo qua in cui fa il serpentone di roccia, è palesemente un Onix. Eugenio? Aia. Faccio prima... Come faccio a prenderlo? A saltare. Faccio prima a saltare che a usare la cosa qua di roccia per evitare i proiettili comunque. Missili o proiettili normali? Proiettili normali. Che comunque buttali via, insomma. Ecco, fa... Oh, è il percorso che è fastidioso. È questa arena che è fastidiosa, perché ci sono troppi oggetti che ti bloccano i movimenti. Che poi, riduzione del 40% di danno, un paio di palle. Sai qual è la cosa buona però di questo potenziamento del cemento? È che per ricaricarlo basta stare sopra del cemento. Cioè, finché siamo a contatto col cemento, i proiettili si ricaricano. Ah, dannazione, il nucleo mi ha bloccato il movimento. Che è successo? Ah, siamo senza... Fantastico. Continua a cercare. Oh, aspetta. Vai, 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 subito. Meno male, meno male. Ok, il volo. Che non mi ricordo se adesso ci serve o meno, in realtà. Potrebbe essere. Ah, ecco perché serviva. Mi ero dimenticato di questa fase. Che poi il serpentone è la parte più semplice da evitare, letteralmente. Oh no! Ecco fatto. Finito i proiettili. Muoviti, Eugenio. È più che sufficiente. Ah, perfetto, non l'avevo visto. Ok, fermo, fermo, fermo. Andata. Che poi anche lei rimane ferma mentre noi assorbiamo il nucleo, ma vabbè. Missili? Eh sì. Stelle ninja, tra l'altro. Questi se la becchiamo con tutti i colpi. Mi spiace per te, Eugene. Eh sì, Eugene. Augustin, ma fanno male. Lo so, anche i suoi fanno male. Aia. Aia, 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 aia. Ecco fatto. Eccoci qua. Te lo ripeto. 5 anni di esperienza contro 5 minuti. Anzi, 7 anni di esperienza contro 5 minuti di combattimento. E quello in vantaggio sono comunque e rimango io. Ecco qua. Ci servirebbero altri nuclei per aumentare il tempo di durata dello scatto di roccia. No! Sono andato proprio in faccia.
fatto! Ma dai! Questa è stata ingiusta. Quello come colpo è stato ingiustissimo. Ecco fatto. Che poi come combattimento finale è un filo too easy. È un filo too easy, visto che è solo... continua a schivare tutti gli attacchi che fa, No! Elsin! Ecco fatto. Tanto ormai ci siamo. Mi basta ancora un missile in faccia e abbiamo vinto. Vorrei usarlo il missile come colpo finale, eh. Dai. Ecco fatto. Kataboom. Dicono che faccia male. Già, dicono faccia male. Quando la polvere si è posata, quel che si vedeva di Augustin erano due occhi seminascosti da un guscio di cemento. Ma la furia che li riempiva qualche istante prima ora era diventata... paura? Terrore. Abbiamo completamente smantellato la sua fortezza, l'esercito che aveva allestito, il futuro che aveva pianificato. Il mondo intero avrebbe presto scoperto che lei aveva fallito. Si era inchinata a un nerd, a una tossica e a un teppista di provincia. La gente esultava mentre Augustin veniva trascinata via. Prima di tutto questo, nessuno immaginava che umani e Conduit potessero convivere. E io ero quello che aveva dato inizio a una nuova era. E i Conduit che avevano trascorso anni rinchiusi tra le mura di Cardon Cay... presto sarebbero usciti di nuovo, liberi di vivere le loro vite e determinare il proprio destino. Bisognerebbe comunque un po' legalizzare e sistemare un po' le cose, comunque. Io avevo ottenuto ciò che volevo. E ora? Avevo una promessa da mantenere. C'è da dire che comunque liberare gente con dei poteri bisogna un po' regolarizzare il tutto e mettere magari nei corpi specializzati anche per la sicurezza della gente. Telsin. Però... sei qui. È scomparso. Già. Sono scomparsi tutti. Una promessa è una promessa, no? Ah, Gesù. Gli altri? Sono appena arrivato. Tu sei la prima. Mi hai salvata, Delsin Ru. Ehi, siamo a Komish. Ci aiutiamo a vicenda. Dov'è Reggie? Reggie. Lo so. Reggie ha salvato me. E via! Si ritorna dove tutto è iniziato. Sistemiamo quel dipinto. Ti voglio bene. Fratellone. Mi mancherai, fratello. Penso che userò esattamente questa immagine come finale di... del video. Second Son, ragazzi. Second Son.
Congratulazioni, la vittoria su Augustine e sul DOP ha reso un eroe e ha migliorato la condizione di vita di tutti i Conduit, Fetch e Eugene inclusi. Hai scelto la via della giustizia, ma se ti stai chiedendo quali risvolti hai perso e che sei curioso di scoprire i terribili poteri, le gesta immonde e la perfidia influenza a cui hai rinunciato, puoi ricominciare dall'inizio e seguire un cammino diverso. No, va benissimo così, abbiamo concluso tutti i giochi principali della serie di... Oddio. Festival of Blood principale della serie di Infamous, facendo sempre il karma positivo. Prima però consolida la tua vittoria facendo ritirare la Seattle fino all'ultimo DUP. Non concedere loro tregua fino a quando non le avrai liberato ogni singolo quartiere della città e raccolto tutti i frammenti dell'esplosione. Cosa che non faremo perché ovviamente io mi concentravo tutto sul gioco principale e è una roba che ho già fatto visto che il gioco l'ho già platinato. Ragazzi, che dire di Second Son? È molto più corto di quanto mi ricordassi. Cioè, ho guardato le ore di gioco e sono all'incirca 35 per 3 giri di gameplay, di cui me ne sono serviti solo 2 per fare il platino. E riguardandolo anche solo a confronto con il primo di Infamous, devo dire che è comunque molto bello, ma è quasi frettoloso di farti passare da uno all'altro e arrivare al finale, però è molto bello perché a confronto di Cole, Delsin ha un potere maggiore, Delsin ha il potere di assorbire qualsiasi potere. Ci sarebbe da fare l'eredità di Cole ora. Anche perché non mi ricordo dov'è. L'eredità di Cole, ok. Allora, il gioco principale l'abbiamo completato ed era la cosa importante. Ora deciderò se fare anche effettivamente questo episodio extra, di cui, onesto, non mi ricordo quasi nulla.